Chi era Giuseppe? La sua figura scompare completamente dalla scena dei Vangeli dopo l'infanzia di Cristo e di lui si sa davvero pochissimo. Il suo nome in ebraico significa Dio gli aggiunga o che egli raduni. Di lui si è sempre detto che fosse un falegname, ma gli studi più recenti tendono a proporci un Giuseppe costruttore. In ogni caso, la professione del padre di Gesù doveva essere tale da permettere alla famiglia di vivere più che di Gesù. Ci ha dato anche il legno. La tradizione vuole anche che quest'uomo fosse vecchio e così lo dipinge un Vangelo apocrifo che gli attribuisce la veneranda età di 89 anni al momento delle nozze con Maria e certifica la sua morte a ben 111 anni. Ebbene, Giuseppe deve essere vecchio, anzi decrepito, e questo per due motivi. Il primo, per spiegare le citazioni dei Vangeli canonici nei quali si parla dei fratelli di Gesù, che dunque sarebbero la parole di primo letto del padre putativo del Nazareno. Il secondo, per evitare qualsiasi insinuazione sulla castità e sulla verginità di sua moglie Maria. Passiamo ora alla madre di Gesù, Maria, quella che lo genera secondo la carne. Considerando l'età molto giovane in cui le donne si sposavano in Oriente, possiamo immaginare che non avesse più di 14 o 16 anni. Di lei si suppone che fosse originaria di Nazareth, all'epoca poco più di un villaggio della Galilea. Un dato archeologico ha da valorare questa tesi. Gli scavi condotti per la realizzazione della nuova Basilica dell'Annunciazione, inaugurata nel 1969, hanno portato alla luce i resti di un antico luogo di preghiera della prima comunità cristiana. Su una delle pareti della grotta, utilizzata fin da tempi antichissimi come chiesa, era stato rinvenuto un graffito con la scritta incisa in caratteri greci Kyrie Maria, cioè Ave Maria. Accertato questo dato archeologico e storico, andiamo avanti. I Vangeli ci descrivono la madre di Gesù come una ragazza semplice, ma non dicono praticamente nulla sulle sue origini e sulla sua famiglia. Nelle preghiere era perseverante, quasi fossero 30 anni che era nel Tempio del Signore. Qualche considerazione dobbiamo farla anche su un altro nome che compare nel nostro stato di famiglia. Gesù, un nome all'epoca diffusissimo. Avete scelto il suo nome? Il suo nome sarà Gesù. Proprio la diffusione del nome ha fatto sì che la citazione di Gesù fosse sempre accompagnata da ulteriori specificazioni. Cristo, il Nazareno, il Nazoreo, il Signore. C'è davvero da chiedersi perché la comunità primitiva, che avrebbe inventato i Vangeli e costruito il mito di Gesù, abbia attribuito al Figlio di Dio un nome così comune. Sembra proprio che questa prima comunità cristiana, che doveva avere tutta questa inventiva nel creare il racconto di Vangeli, in realtà di inventiva ne avesse veramente poca. Non è più semplice, non è più logico dedurre che la prima comunità cristiana non aveva inventiva semplicemente perché il racconto che noi leggiamo nei Vangeli è storico e le cose sono davvero svolte così? Potrebbe essere una strada di ricerca. Andiamo dunque avanti e poniamoci un altro interrogativo. È possibile stabilire con esattezza l'anno di nascita di Gesù Bambino? Intanto si deve tenere presente che all'origine di tutto ci sarebbe un errore commesso da un monaco di origine sciita vissuto a Roma nella prima metà del VI secolo d.C. Si chiamava Dionigi il Piccolo. È a lui che dobbiamo il calcolo degli anni trascorsi dalla nascita di Gesù. È grazie a lui se oggi riteniamo di aver superato la soglia dell'anno 2000. Ma è anche a lui che dobbiamo quello che quasi universalmente viene ritenuto un errore di calcolo. La storia è questa. Nell'anno 525, Papa Giovanni I gli affida il compito di compilare una tavola cronologica che possa definire la data della Pasqua. Dionigi accetta e si spinge oltre. Costruisce infatti un sistema di datazione che ha come base l'anno della nascita di Gesù, ovvero quello che interessa alla nostra indagine in questa fase. Dobbiamo partire da questa prima determinazione temporale per iniziare la nostra indagine e calcolare la data della venuta al mondo di Gesù. Dobbiamo partire dai dati più certi per arrivare poi a quelli più incerti e discussi. E questi dati certi riguardano soprattutto la morte di Cristo piuttosto che la nascita di Gesù Bambino. E allora,
Possiamo innanzitutto affermare che i quattro Vangeli, gli Atti degli Apostoli, gli storici Giuseppe Flavio e Tacito sono d'accordo nello stabilire che Gesù di Nazareth è stato catturato, processato e messo a morte per ordine del governatore della Giudea, Ponzio Pilato. Possiamo calcolare che Pilato ha svolto il suo incarico nel decennio che va dal 26 al 36 d.C. Sulla base delle date dei viaggi di San Paolo, si può anche affermare con una certa sicurezza che la crocifissione a Gerusalemme non avviene negli ultimi anni del mandato di Pilato. Ancora un altro indizio ci viene dal Vangelo di Luca, che nel capitolo 3 situa storicamente l'inizio del ministero di Giovanni Battista. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconide, e Lisania tetrarca dell'Abilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa, la parola del Signore venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Ora, Erode Antipa governa la Galilea dal 4 avanti Cristo al 39 d.C. Suo fratello Filippo governa dal 4 avanti Cristo al 33 d.C. Tiberio regna come unico imperatore dal 14 al 37 d.C. Ponzio Pilato è in Giudea tra il 26 e il 36. Infine Caifa è sommo sacerdote dal 28 al 36 d.C. E dunque le conclusioni. La data più verosimile per la morte di Gesù va dunque dal 28 al 33 e si preferisce collocarla nell'anno 30 dell'era cristiana. Vediamo ora che cosa possiamo accertare circa la nascita, tema molto più problematico e spinoso, a causa di una minore aderenza alla storia che comunemente viene attribuita dagli studiosi ai Vangeli dell'infanzia di Matteo e Luca. Sia Matteo che Luca scrivono che Gesù nasce durante il regno di Erode il Grande. Nato Gesù in Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria. Dunque, il primo elemento per stabilire l'anno di nascita di Gesù bambino si deve ricavare dalle date di Erode il Grande. Di lui sappiamo che muore nel 4 avanti Cristo. Quindi possiamo stabilire che Gesù è nato prima di quella data. Non solo. Il Vangelo di Matteo ci parla anche della persecuzione scatenata dal tiranno contro i bambini al di sotto dei due anni, la strage degli innocenti. Stando così le cose, bisognerebbe dunque ipotizzare la nascita di Gesù non soltanto prima del 4 avanti Cristo, ma collocarla un paio d'anni prima della morte di Erode e dunque attorno al 6 avanti Cristo. La fonte principale per accertare questa nuova datazione che sposterebbe la nascita di Gesù dall'anno 0 ad almeno 6 anni prima è lo storico Giuseppe Flavio. Da lui apprendiamo una serie di dati e di date. Innanzitutto che Erode il Grande viene nominato re da Marco Antonio tra il 44 e il 40 avanti Cristo. Apprendiamo poi che Erode prende effettivamente possesso del suo regno nella città di Gerusalemme durante la 185esima Olimpiade, e cioè nel 37 avanti Cristo. È sempre Giuseppe Flavio a dirci che Erode regna 37 anni dalla nomina e 34 dal suo insediamento a Gerusalemme. Ci dice anche che il figlio di Erode, Filippo, muore dopo 37 anni di regno, vale a dire nel 34 d.C. Se sommiamo i due regni, otteniamo 74 anni, proprio quelli che vanno dal 40 avanti Cristo al 34 d.C. Ma questo quadro cronologico contrasta con alcune circostanze specifiche espresse nei Vangeli. Ad esempio, Luca fa cominciare la vita pubblica di Gesù quando questi aveva circa 30 anni. Non 36, quanti ne dovrebbe avere se fosse nato nel 6 avanti Cristo. Un problema molto più ingombrante è rappresentato da un'altra indicazione di Luca, il censimento che provoca il viaggio di Giuseppe e Maria a Betlemme. In quei giorni, un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e dalla Galilea,
salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta.